Dopo un po' di tempo, Gesù attraversò il lago di Galilea, detto anche di Tiberiade. Molta gente gli andava dietro, perché vedevano i segni miracolosi che faceva guarendo i malati. Mancavano pochi giorni alla festa ebraica della Pasqua. Gesù salì sulla montagna e si sedette lì con i suoi discepoli. Poi si guardò attorno e vide tutta la gente che era venuta. Allora disse a Filippo: «Dove potremo comprare il pane necessario per sfamare questa gente?» Gesù sapeva benissimo quello che avrebbe fatto, ma diceva così per mettere alla prova Filippo. Filippo rispose: 200 monete d'argento non basterebbero neppure a dare un pezzo di pane a tutti». Un altro discepolo, Andrea, che era fratello di Simon Pietro, disse: «C'è qui un ragazzo che ha 5 pagnotte d'orzo e 2 pesci arrostiti, ma non è nulla per tanta gente». Gesù ordinò: «Dite alla gente di sedersi per terra». Il terreno era erboso e tutti si sedettero in terra. Erano circa 5.000. Gesù prese il pane, fece una preghiera di ringraziamento. Poi cominciò a distribuire a tutti pane e pesce a volontà. Quando tutti ebbero mangiato a sufficienza, Gesù disse ai suoi discepoli: «Raccogliete i pezzi avanzati, perché nulla vada perduto». Essi li raccolsero e riempirono 12 cesti con gli avanzi delle 5 pagnotte. La gente, vedendo il segno miracoloso che Gesù aveva fatto, diceva: «Questo è veramente il profeta che deve venire nel mondo». Allora Gesù, sapendo che volevano prenderlo per farlo diventare re, se ne andò di nuovo verso la montagna, tutto solo.